Buonasera a tutti ragazzi, buonasera a tutti e benvenuti in questo mio nuovo video post partita dell'Italia. Italia che perde 1-0 contro l'Irlanda. Con questa vittoria gli irlandesi si sono classificati al terzo posto e molto probabilmente faranno parte del quartetto delle migliori terze che andranno agli ottavi di finale. Guardando il tabellone era meglio arrivare secondi o terzi invece che arrivare primi, quindi una piccola maledizione ed Eder sarebbe d'obbligo, ma sto zitta perché sono già stato smentito una volta. Allora, prima di tutto complimenti all'Irlanda che ha giocato la sua onesta partita, ha giocato a basare il suo gioco sull'aggressività, sul cuore, sulla determinazione, avevano motivazioni a mille. Gli è stato negato un rigore, bisogna dirlo, un fallo di Bernardeschi su un ruscio se non erro, ma comunque è stata una partita di merda. Non mi vengono altri termini per definire questa partita, però è anche vero che l'Italia non aveva motivazioni come le aveva l'Irlanda, visto che aveva già il primo posto assicurato, purtroppo aggiungerei. Oltre al primo posto assicurato, l'Italia, ripeto, non aveva motivazioni e quindi Conte ha scelto di fare un ampissimo turnover, mettendo circa 8, 7, 8 undicesimi nuovi in campo, ovvero giocatori che non hanno mai giocato assieme. L'unico giocatore titolarissimo e per giunta era diffidato e per fortuna non è stato ammonito è stato Bonucci. Abbiamo subito troppo la pressione dell'Irlanda, tanto che era, diciamo, un po' prevedibile, perché per come gioca l'Italia, se vieni pressato l'Italia va in bambola. Quindi spero che in futuro Conte abbia delle contromisure su questa mossa tattica, perché sicuramente l'Italia è stata vista e rivista nei video dalla Spagna, quindi... Ma comunque io sono abbastanza fiducioso riguardo alla Spagna. Io l'ho sempre detto, tra Croazia e Spagna avrei preferito, senza ombra di dubbio, la Spagna, perché è un gioco che secondo me l'Italia può contenere benissimo. Ripeto, questa partita non va vista tenendo presente la futura partita della Spagna, perché contro la Spagna ritorneranno Chiellini e Buffon, che riformeranno il bunker juventino titolare. Quindi io con la Spagna sono abbastanza tranquillo. L'Italia oggi ha dimostrato ancora una volta della sua scarsità a centrocampo, un Thiago Motta irriconoscibile, un Bernardeschi che in un centrocampo a 5 è inguardabile, anche se ha fatto 2-3 giocate interessanti, però non è quel giocatore disposto ad andare avanti indietro. Lui è un'ala e come ala ha bisogno di uno dietro di lui che lo aiuta a coprire. Almeno questo è il mio punto di vista. Parentesi Insigne, io l'ho sempre visto come ala, come unico ruolo come ala, però oggi come seconda punta negli ultimi 20 minuti ha dimostrato di essere un giocatore di carattere, un giocatore con una giusta mentalità, un giocatore dalla determinazione e da una personalità interessante. Appena entrato subito chiedeva palla e purtroppo ha fatto un bel tiro a giro che però ha preso palo. Vabbè, una sfega della madonna. In sintesi proprio, io più di questo non posso dire, non voglio dire, perché l'Italia è stata una merdata come partita quella di oggi, però in futuro sono abbastanza ottimista, quindi pensiamo alla Spagna e siamo un pochino fiduciosi. Poi, oh, verrò smentito, pigliamo 4 palloni, però io sono abbastanza positivo, diamo fiducia a questa squadra. Per chiudere il video, come di consueto, dico i vincitori del pronostico che hanno ingarrato l'1-0 dell'Irlanda, ovvero Stefano Carrese e Simone Angrisani. Ultimo, ma non ultimo, per chiudere il video, vorrei pubblicizzare due canali che reputo molto interessanti.
me lo hanno chiesto, non è un, non li pubblicizzo per l'obbligo, perché io lo dico sempre, se mi piacciono i canali io li pubblico e li metto in descrizione. Comunque i canali sono Viz, un tifoso dell'Inter, e Just Crisord, tifoso della Sampdoria. Vi consiglio di andare a dargli un'occhiata. Poi fate quello che volete, vi iscrivete o non vi iscrivete. Pubblicizzo i canali che mi piacciono e che mi colpiscono. Se voglio, ci vediamo al prossimo video. Noi dovremmo giocare con la Spagna lunedì 27 alle 6. E vabbè, voglio, ci vediamo lunedì 27. Forza Italia, ma raccomando, Forza Italia. Ciao, voglio.